Rispetto all'attuale situazione del mercato del lavoro, come è stato rilevato dall'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, il tema fondamentale è il prevalere nelle nuove assunzioni della precarietà. Il 70% dei nuovi contratti è a tempo e soltanto il restante 30% è a tempo indeterminato. C'è un secondo tema, quello dell'utilizzo del part-time, che all'11% è un part-time imposto e non condiviso fra lavoratore ed azienda, e un altro 11% di lavoratori, sempre secondo questa analisi, sarebbe a rischio soglia di povertà. Quindi si evidenzia anche il tema, accanto a quello della precarietà, quella del lavoro povero e sottopagato. A mio avviso le priorità del governo dovrebbero essere, da una parte, quella di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Giorgia Meloni ha utilizzato una frase, uno slogan: più assumi, meno paghi. Io lo aggiusterei dicendo: più assumi a tempo indeterminato, meno paghi. La seconda priorità è quella di potenziare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Il governo parla di un obiettivo che si raggiunge progressivamente di 5 punti in meno. Questo obiettivo lo possiamo condividere ad una condizione che vada a tutto vantaggio delle buste paga dei lavoratori. Per quanto riguarda le aziende, bisogna fare un intervento di sostegno selezionato. Non è giusto diminuire il costo alle imprese che hanno gli extra profitti, mentre è giusto dare un aiuto e un sostegno, come si è fatto nel tempo della pandemia, alle imprese che corrono il rischio di chiudere. In sostanza c'è una differenza fra l'ENI e le ceramiche di Sassuolo. Nel primo caso siamo di fronte a un più 181% di utili di imprese, nel secondo caso ci sono le chiusure dei forni per il caro energia e conseguentemente la disoccupazione.